così come concordato anche con il Capogruppo, oggi è una giornata di lutto cittadino e a un anno dal tragico evento del 1° ottobre del 2009, è giusto che il Consiglio Comunale di Messina onori le 37 vittime dell'alluvione dell'anno scorso, 31 vittime accertate e ancora oggi ci sono 6 dispersi, 95 feriti e 1054 sfollati. Provocò quella tragedia, quella disastrosa alluvione. A loro e ai loro familiari va il nostro pensiero, il pensiero del Consiglio Comunale, consapevole che la lunga via dolorosa della rimarginazione, delle ferite e della ricostruzione è condivisa da questo Consiglio e va sostenuta con tutte le energie possibili. Faremo chiaramente più in là una seduta che riguarderà il punto della situazione. Abbiamo per questo invitato anche il Presidente della Regione, il Sindaco. Appena avremo la decisione del Presidente, il Consiglio Comunale farà una seduta, come dire, tecnica per fare il punto della situazione anche con i sopralluoghi effettuati e con il materiale che in questi giorni raccoglieremo. Allora io invito tutti i colleghi a un minuto di raccoglimento, però prima vorrei leggere, così come mi sembra giusto, i nomi delle persone decedute e scomparse per il giorno del 1° ottobre. Allora il nostro pensiero va a Balascunta Monica, Berbera Carmelina, Calogero Giuseppa, Cannistraci Concetta, Carullo Roberto, Costa Luigi Giuseppe, ai coniugi De Luca Elena e Laganà Letterio, De Luca Francesco, Macina Teresa, De Luca Ilaria, Falgetano Agnese, Licausi Maria, Scionti Maria Letizia, mamma di Lonia Francesco e Lonia Lorenzo, e Maugeri Cristian, Maugeri Leo, e Maugeri Letterio, Michele Francesca, Pasquale Neri Simone, medaglia d'oro, Oliveri Carmela, Panarello Katia, Porcino Sandino, Restuccia Maria e al marito Tonante Giuseppe, Scipilia Martino, Scionti Salvatore, collega dipendente comunale, Storiale Onofrio, Zagani Salvatore e a quel corpo di cui ancora oggi disperso non si conosce il nome. I 6 dispersi, Bell'Uomo Santi, Cacciola Carmela, De Francesco Chetti, Ricciardello Carmelo, Ciliberto Bartolo e Storiale Alessandro. Ci mettiamo in raccoglimento per un minuto.